Con noi Brunetti, il capitano dell'Aquila, non so se vuole mandare un messaggio agli avversari per questa promozione o prima analizzare il match, Ale. Allora, ovviamente bisogna fare i complimenti al Campobasso che se l'è meritato dall'inizio fino alla fine. Ha fatto più punti di noi ci abbiamo provato fino alla fine, però purtroppo per sfortuna non è andata bene per noi. Quanto fa male pensare che all'andata e al ritorno all'Avigor e al Gran Sasso d'Italia invece l'Aquila ha battuto per ben due volte la squadra che da qualche minuto sta festeggiando la Serie C. Eh sì, quello scoccia molto Fa di ancora più più male. perché avendo battuto sia l'andata che il ritorno loro, vuol dire che potevamo giocarci anche noi le nostre chance. E purtroppo abbiamo perso punti con altre squadre e alla fine la paghi. Una valutazione generale, ho chiesto al direttore se questa squadra, questa ossatura sarà la stessa per l'anno prossimo, per riprovarci e soprattutto chiedo a te quanta voglia c'è di prendersi una bella rivincita dopo quello che è accaduto in questi ultimi minuti di campionato. No, io me lo auguro perché siamo un gran gruppo e ce la siamo giocati fino alla fine e quindi secondo me se rimaniamo almeno l'ossatura di questa squadra il prossimo anno possiamo essere ancora competitivi. Ci hanno detto che Cappellacci non interverrà né in diretta né in conferenza. Posso chiederti l'umore suo e della squadra? Ovviamente delusi, però avete già accennato a qualche analisi dopo il match. Ma sinceramente non è entrato, cioè ci ha detto Lasciato un po' scivolare il momento, immagino. sì, perché è un momento di delusione, perché ci credevamo fino alla fine, però purtroppo è andata così. Il valore che dai ai playoff, sempre complicato capire appunto la valenza della griglia, però bisogna chiudere in bellezza di fronte a un pubblico che sicuramente vi regalerà e regalerà a tutti l'ennesimo sold out. Sì, abbiamo visto anche oggi a fine partita, nonostante non è arrivato la vittoria e poterci giocare il campionato la prossima domenica, come ci hanno sostenuto lo stesso. E quindi dobbiamo cercare di onorare il campionato con l'ultima partita e poi andare al meglio per i playoff.